Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia, lite furibonda in Parlamento. Il PD con la quarta pelle contro il presidente della Lombardia Fontana scatena le reazioni della Lega, ma dicono: ma non c'è nessuna discriminazione. Ma vediamo quello che cos'è successo. Un segno di tensione è un punto anche di caduta. Diciamo che prende la parola prima di tutto la deputata del PD, Lia Quartapelle, per dire che è una vergogna che questa mattina il presidente Fontana e la Lega, il presidente Fontana della Lega in Lombardia stiano facendo una campagna di strumentalizzazione politica. Voi sapete che i politici hanno imparato questa parola strumentalizzazione e in ogni frase ce la mettono, ma subito si alza un muro di urla da parte dei banchi della Lega, tanto che la deputata PD deve interrompersi, il presidente di turno Ettore Rosato si vede costretto a richiamare già per la prima volta Igor Lezzi. Ma quali sono le accuse al governo della Regione Lombardia? Il deputato poi verrà espulso dall'aula, il deputato della Lega, dopo altri due richiami previsti dal regolamento, al culmine di uno scontro verbale accesissimo tra quanti siedono nei banchi della Lega contro Quartapelle. Ma l'argomento qual è? È la richiesta del centrodestra di chiarimenti in aula da Conte su quello che viene considerato un doppio binario sulle fasce di rischio delle regioni che penalizzerebbe, questa l'accusa delle opposizioni, quelle a guida di centrodestra e appunto l'attacco della deputata PD alla giunta Fontana. Beh, certo, qualche dubbio viene. Anche il presidente della regione Sicilia avanza qualche dubbio che ci siano dietro delle decisioni politiche. La strana storia di Speranza che parla con il presidente della Liguria. La Liguria era sicura di finire in zona arancione. Parlano Speranza e Toti e la Liguria non è né in zona arancione né in zona rossa. La Campania, con contagi altissimi, situazione fuori controllo, è in zona addirittura quella più leggera. E allora qualche dubbio, qualche sospetto viene. Sono veramente queste regioni messe in queste fasce con dati oggettivi o dati oggettivi che magari diventano soggettivi? Ecco, questo è un dubbio che anche a me sta venendo in queste ore, che non ci sia solo dei dati oggettivi, ma ci sia forse dietro qualcos'altro. Ma è una sensazione, attenzione, è una opinione, sensazione. Quartapelle riprende a parlare e stigmatizza, dice, i mancati risultati di quella che denuncia come la incredibile gestione cui la giunta Fontana ha costretto la mia regione, perché anch'io, dice, sottolinea in un crescendo di emozione trattenuta a stento dalla mascherina e mentre intorno montano le contestazioni, vivo in Lombardia, no? Questa brutta Lombardia gestita da questo governatore cattivo, eh? Pensate questi del PD dove arrivano, no? Io vivo in Lombardia e c'è quel cattivo Fontana. Ma lascia perdere, dai, su. Veramente sentire queste cose, questa sì che è strumentalizzazione come gli piace parlare ai politici, questa sì che è strumentalizzazione. Ma Rosato deve contenere le urla che arrivano dal centrodestra. Dice, per gridare sciocchezze in aula non ci sono giustificazioni. E Quartapelle, non Quartapelle, riprende dicendo che la Lombardia, governata da Gallera e Fontana, dalla Lega e dalla destra, trasmette tutti i giorni i dati sui contagi. Ed è incredibile che i colleghi della Lega non si siano resi conto che un quarto dei contagi di tutta Italia risiedono in Lombardia. Ma la Lega risponde con accuse sui migranti. Ma vorremmo ricordare a Quartapelle, come si chiama? Quartapelle, che non è
il numero di contagi il criterio fondamentale, perché 8.000 contagi su 50 milioni di persone, 8.000 contagi su 4 milioni, 8.000 contagi su 8.000 persone, non è in sé il numero dei contagi, è tutto il quadro del contesto. Quanti letti sono disponibili in terapia intensiva, quant'è la popolazione, quanti sono i ricoverati, quant'è l'indice di trasmissione. Non è che un quarto dei contagi arriva dalla Lombardia, bisogna vedere e contestualizzare. Se ci fossero 100 contagi in una regione che non ha ospedali, è più grave di 8.000 contagi in una regione che ha più ospedali che bar. Ecco, questo è un paradosso che vi sto raccontando, ma non bisogna soffermarsi a quanti contagi ci sono, quello non è di quanti sono stati scoperti oggi o ieri in una regione. Ma la Lega risponde sui migranti, ce la faccio a chiedere scusa, dice Igor Lezzi, mentre Alessandra Locatelli indirizza alla collega PD un vai sulle navi con i clandestini. Ai ripetuti richiami all'ordine del presidente di turno, Lezzi ribatte con un "e mi chiami, non puoi insultare la Lombardia, non puoi insultare la Lombardia", dice, "e mi richiami pure". E sempre dalla Lega Sergio Vallotto a consegnare al verbale, se fosse un uomo, come dire, ecco, un'uscita alla quale Ettore Rosato replica con un secco "si dovrebbe vergognare". Sono stati riaperti due ospedali in Fiera e a Bergamo perché, secondo la gestione Gallera, dice Quartapelle, Claudio Durigoni sbotta "è colpa vostra", mentre Daniele Belotti grida "sei vergognosa". E Rosato di nuovo "si vergogni, si vergogni". Mancava Sgarbi che diceva "capra, capra, capra". E il quadro era completo. Poi aggiunge: "Non sto insultando, capisco che i colleghi della Lega impazziscono ogni volta che vengono detti i dati che ogni giorno dalla Lombardia trasmettono al governo", dice, "che non inventa nessuno di noi, li trasmettono loro, una regione che ha un sesto degli abitanti italiani e un quarto dei contagi italiani. Ed è incredibile che chi la governa non si sia preoccupato e spaventato e non lavori giorno e notte per risolvere questi problemi". Questa è la diatriba in Parlamento su cose che spesso dicono senza neanche sapere. Come fa questa signora ad accusare Fontana? Deve lavorare giorno e notte, ma Fontana lavora giorno e notte. Vabbè, comunque, questa è la faziosità politica che offusca le menti e fa vedere cose sotto una luce differente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Teleitalia, in Instagram e anche nell'altro canale di YouTube che si chiama Teleitalia Seconda Rete. Grazie e arrivederci.